Ciao a tutti, sono sempre io, Michela, di Chetogenica in Fantasia. Oggi prepareremo insieme un dolce velocissimo da fare, ma molto gustoso e senza cottura. Palline di cocco multigusto con 5 declinazioni di gusto diverse. Fate una base comune e poi usate 5 ingredienti diversi per farcirle. Per la base avrete bisogno di 250 g di yogurt greco, io ho usato il kefir che preparo in casa, oppure di mascarpone oppure di ricotta, 80 g di eritritolo e 200 g di cocco rapé. Per la prima preparazione avete bisogno di 30 g di scaglie di cioccolato. Quindi unite gli ingredienti, unite le scaglie di cioccolato, formate le palline, spolveratele di cocco rapé ed ecco qua la vostra prima preparazione al gusto di cioccolato fondente. Per la seconda preparazione prendete sempre la vostra base, grattugiate la buccia di un limone, unitela, se volete anche delle gocce di aroma di limone, ed ecco la seconda vostra preparazione. Spolveratela sempre di cocco rapé e avrete le vostre palline al gusto limone. Per la terza preparazione prendete sempre la vostra base, unite 3 cucchiai di caffè solubile, formate le palline, spolveratele di cocco rapé ed ecco la vostra terza preparazione al gusto di caffè. Per la quarta preparazione prendete sempre la vostra base, unitevi un cucchiaio di crema di nocciole al gusto cacao, io uso quella dell'Amandino e ci aggiungo del cacao amaro e diventa come una Nutella chetogenica. Preparate le vostre palline, le spolverate di cocco rapé ed ecco la vostra quarta preparazione al gusto di crema di nocciole e cocco rapé. Per la quinta preparazione prendete sempre la vostra base, vi unite della marmellata ai frutti di bosco a basso contenuto di carboidrati, formate le vostre palline, le spolverate di cocco rapé ed ecco qua le vostre meravigliose palline al gusto di frutti di bosco. Avete preparato in pochi minuti un dolce buonissimo, in vari gusti e senza cottura. Se volete potete metterle in freezer e per la consumazione poi le fate scongelare piano piano e diventano anche un gustoso semifreddo. Se la ricetta vi è piaciuta mettete il vostro like, iscrivetevi al canale, al gruppo Facebook e come sempre vi auguro buon appetito!